Il film inizia col Mykola Voronenko, matematico, fisico ed ecologista, che saluta la moglie incinta, Nastia, mentre si reca al lavoro in bicicletta. Vivono in una zona molto tranquilla nella regione ucraina del Donbass, un terreno di 2 ettari. Sono considerati i primi eco insediatori della zona. Mykola parcheggia la bicicletta e si reca alla scuola in cui insegna. All'interno può vedere dal telegiornale che le forze speciali hanno ucciso un centinaio di manifestanti a Kiev, la capitale dell'Ucraina. Scopre anche che il loro presidente è fuggito in Russia perché la Russia sta per invadere l'Ucraina. Mentre insegna fisica, Mykola fa del suo meglio per condividere le sue conoscenze ed educare i suoi studenti. Uno studente di nome Ivan non mostra alcun segno di interesse per l'apprendimento. Al contrario, continua a rendersi nemico l'insegnante ogni volta che ne ha l'occasione. Quando la lezione finisce, Ivan si avvicina all'insegnante e gli dice di andarsene perché è un estraneo. Durante un altro normale viaggio in bicicletta verso il lavoro, Mykola si imbatte in uomini armati vicino alla sua terra. Non ci pensa molto e va a presentarsi al lavoro. Come al solito, parcheggia la bicicletta ed entra nella scuola. È sorpreso che il posto sia vuoto e che lui sia l'unico insegnante presente. Dal telegiornale vede che c'è caos dappertutto, perché le forze russe continuano a invadere le zone vicine. Prende subito la bicicletta e torna a casa. Sua moglie è sola e il pensiero degli uomini armati che ha visto prima lo preoccupa. Non si sbaglia, da lontano vede la moglie che viene picchiata. Va ad aiutarla, ma finisce per essere colpito con la parte posteriore di un'arma. Implora che non le facciano del male perché è incinta, ma loro si rifiutano di ascoltare. Un soldato russo entra in casa loro e la brucia. Quando i due russi stanno per andarsene, Nastia afferra una pietra per reagire. Viene quindi uccisa con un proiettile e muore davanti a Mykola. Qualche istante dopo, 2 ucraini, membri della milizia ucraina, aiutano Mykola a scavare una tomba per la moglie, mentre lui torna alla casa bruciata. Riesce a recuperare il crocifisso di legno che la moglie aveva fatto per lui. Mykola seppellisce la moglie con il cuore spezzato e poi decide di andare con gli ucraini, incerto su cosa fare dopo. Si unisce alla milizia ucraina mentre si dirige verso l'accampamento. Il capo non si fida di lui, pensando che possa essere una spia. Esprime la sua intenzione di unirsi a loro e di cacciare i russi del loro paese. Gli viene data la possibilità di addestrarsi con loro, ma essendo un pacifista, ha poca conoscenza delle armi e fa fatica a seguire l'addestramento. Una donna gli mostra come smontare e rimontare un'arma. È determinato a imparare. Una sera, mentre fa un po' di allenamento fisico, Mykola assicura il suo ufficiale che non è più un pacifista. Preferisce anche il nome in codice Raven. Gli viene ricordato che i nomi in codice si guadagnano. L'addestramento è nuovo e pesante per lui, ma si impegna a dotarsi di tutte le conoscenze e le abilità necessarie per vendicarsi. Ai tirocinanti viene detto che non ci sono abbastanza cecchini al fronte. Quando viene chiesto chi vuole offrirsi volontario per l'addestramento, solo pochi si mostrano interessati. Mykola si alza ed esprime il suo desiderio di affrontare la sfida. L'ufficiale gli chiede di sedersi perché non riesce nemmeno a smontare e montare un fucile in tempo. Mykola chiede che gli venga data la possibilità di dimostrare che è in grado di farlo. Assicura all'ufficiale che può farlo in 20 secondi. Una K-47 viene posata sul tavolo dall'ufficiale. Con grande sorpresa di tutti, Mykola si benda e inizia a smontare il fucile. Poi assembla di nuovo le parti senza problemi. Il tempo impiegato è di soli 18 secondi. Invece delle risate, questa volta ottiene un applauso. Mykola viene ora messo all'addestramento come cecchino. Durante l'addestramento, Mykola è sorpreso di ricevere un'arma diversa dal resto dei tirocinanti. Si rifiuta di andarsene perché trova ingiusto non ricevere la stessa arma. Chiede di ricevere anche un SVD-63, un fucile semiautomatico per tiratori scelti, lo stesso che ricevono gli altri tirocinanti. Questo non piace al personale incaricato. Mykola non ha altra scelta che accettare ciò che ha. Ai tirocinanti viene detto di rimanere invisibili in qualsiasi circostanza. Una parte del test prevede che l'addestratore spari a pochi centimetri da loro. Se reagiscono, vengono bocciati. La maggior parte dei tirocinanti non supera la prova. Mykola non si tira indietro nonostante il forte rumore e il rischio che comporta questo addestramento. Un'altra prova consiste nel coprire il mirino una volta individuato il bersaglio. Mykola sbaglia. Anche se sa di non avere l'arma migliore, Mykola non la usa come scusa. Quando l'addestramento si concentra sul calcolo, Mykola impressiona il tenente colonnello perché è in grado di calcolare la risposta prima dei suoi compagni di addestramento. Il suo essere un matematico si rivela utile. Mykola supera l'addestramento per cecchini. Un giorno, il tenente colonnello dice a Mykola di fare i bagagli. Fa parte della squadra che sarà inviata a un posto di blocco catturato dai russi. La squadra si posiziona immediatamente. Ogni cecchino ha il suo obiettivo. Quando stanno per eseguire il loro piano, un'auto si dirige verso il posto di blocco. Il tenente colonnello impedisce loro di sparare.
Alla coppia nell'auto viene chiesto di uscire dall'auto e di presentare i loro passaporti. Una volta autorizzati, possono andarsene, ma il passaporto dell'uomo viene trattenuto. Il ragazzo rivuole il suo passaporto, ma il russo che lo ha preso si rifiuta di restituirglielo. Ne nasce un'agitazione. La ragazza viene schiaffeggiata, il ragazzo viene colpito da un'arma. Il tenente e il colonnello dà loro il segnale di via libera per sparare. Tutti i russi vengono uccisi. Il tenente e il colonnello si congratula con la squadra per il successo della loro prima missione. Quando tornano al posto di comando, Mikola cerca i suoi amici e compagni di addestramento. Gli viene detto che sono in una missione separata. Più tardi scopre che uno di loro è stato brutalmente ucciso da un cecchino. Un giorno la squadra viene inviata di nuovo in missione. Vengono preparati degli esplosivi e l'innesco viene nascosto con una foglia. Quando i russi si avvicinano, Mikola è sorpreso di vedere il suo ex studente con loro. Ivan, l'allievo che lo aveva sempre messo in difficoltà. Tutti i russi vengono uccisi dalla detonazione dell'esplosivo, compreso Ivan. Il tenente colonnello dice a Mikola di non sentirsi in colpa perché Ivan ha preso la sua decisione. Mentre si riposa, il tenente colonnello prende una foto della sua famiglia. Mikola chiede di poterla guardare. L'ufficiale gli dice che le sue due figlie non conoscono la natura del suo lavoro. Ha un accordo con la moglie per nascondere loro il suo vero lavoro. Quello che sanno è che è in un viaggio d'affari. Il tenente colonnello vede il crocifisso che porta con sé. Gli chiede se sia un amuleto. Mikola gli dice che per lui simboleggia la famiglia. Le forze ucraine mettono in sicurezza le trincee al confine, mentre i cecchini sono in posizione. È solo questione di tempo prima che le forze russe passino di lì. Nel frattempo, i russi si preparano a invadere la regione. Mikola vede l'uomo che ha ucciso sua moglie dal suo mirino. Chiede al tenente colonnello il permesso di sparare. Gli viene detto di ritirarsi. Mikola chiede di nuovo il permesso perché ha un colpo perfetto. A questo punto è troppo impaziente per farlo. La richiesta viene respinta, ma Mikola non può permettersi di perdere questa opportunità. Preme il grilletto e colpisce il russo al collo. Il russo viene ucciso. L'ufficiale è deluso dal fatto che il suo ordine sia stato ignorato. A loro insaputa, anche un cecchino russo d'élite di nome Seri è in grado di individuare la loro posizione. Il tenente colonnello individua Seri. Dice a Mikola dove si trova il cecchino, ma il russo è troppo veloce nel reagire. L'ufficiale viene quindi ucciso. Mikola ora sa che la loro posizione è compromessa. Si mette il cadavere dell'ufficiale sulle spalle e affronta l'assalto dei russi. Trova una trincea e la copre per sicurezza. Riesce a uscirne vivo, ma l'ufficiale non è altrettanto fortunato. Prova un enorme senso di colpa per la morte dell'ufficiale che ha sempre creduto in lui e che gli ha dato la possibilità di servire. Le sue emozioni hanno avuto la meglio su di lui quando ha cercato di uccidere, nonostante gli fosse stato chiesto di non farlo. L'unico modo per vendicare la sua morte è rintracciare il cecchino che l'ha ucciso. Mikola va in missione da solo. Individua due cecchini e riesce a eliminarli, ma non senza essere stato colpito al braccio. Mentre si riposa, Mikola riceve una telefonata dal generale di brigata che lo informa del cecchino russo, ma non può fornire dettagli per il momento. Vuole aggiornare Mikola una volta che si saranno incontrati. Mikola prepara la sua attrezzatura e si dirige verso il luogo. Questa è la sua occasione per sapere di più sul cecchino russo. Il generale di brigata informa i suoi uomini sulle capacità del cecchino russo. Ha già eliminato 5 dei loro cecchini e 3 mitraglieri. È una forza da non sottovalutare. Hanno un'idea di dove sia la sua posizione preferita in base alle uccisioni che ha fatto e che non cambia posizione. Un soldato ucraino suggerisce di coprire l'area con delle mine, ma l'ufficiale si oppone all'idea. Lascia che Mikola spieghi il motivo per cui non possono farlo, visto che lui è della zona. Mikola spiega che nel luogo in cui si nasconde il cecchino c'è un deposito di cloro e che l'uso di esplosivi per ucciderlo può causare problemi ambientali. A tutti i cecchini vengono quindi assegnati gli incarichi. L'ufficiale chiarisce che, una volta eliminati gli obiettivi secondari, vuole che Mikola si arrampichi sull'edificio e uccida il cecchino russo. I cecchini vengono quindi congedati. Tutti i cecchini sono in posizione di attacco. Mikola conferma di essere in posizione dopo aver strisciato verso l'area dell'obiettivo. Riesce ad avvicinarsi furtivamente a due russi e li uccide immediatamente. Gli altri cecchini bloccano i loro soggetti e aspettano il segnale di via. Riescono poi a spazzare via i loro bersagli dopo aver fatto un conto alla rovescia per sparare nello stesso identico momento. Seri nota che le sue vedette non fanno più rapporto. Lascia la sua postazione per controllare cosa stia succedendo fuori. Anche un altro cecchino russo lascia la sua postazione per indagare, poiché sembra esserci un problema di comunicazione. Non sanno che Mikola si sta avvicinando e sta aspettando il momento perfetto per sparare e ucciderli entrambi. Seri controlla uno dei cecchini all'esterno. Il cecchino sembra essere ancora in posizione. È sorpreso di scoprire che il cecchino è stato ucciso. Chiama quindi i rinforzi. Gli viene detto di aspettare 10 minuti per l'arrivo della squadra.
si ritorna alla sua posizione e fissa l'occhio sul mirino. Nota un crocifisso di legno vicino a lui. Prima che possa reagire, Mikola gli salta sulla schiena e lo pugnala al collo. Anche l'altro cecchino torna alla sua postazione. Quando lo fa, una granata viene fatta esplodere e anche lui viene ucciso. Il film si conclude con i rinforzi che Seri aveva previsto. Un ufficiale russo chiama Seri alla radio. Mikola risponde alla chiamata e gli dice che risponderanno di ciò che hanno fatto alla Crimea, un altro territorio invaso dai russi. Mikola lo uccide. I soldati russi escono dai camion, ma non hanno scampo contro i cecchini ucraini, che sono ben posizionati per finirli tutti. Quando il fumo si dirata, Mikola torna a casa sua e visita la tomba della moglie. La sua missione di vendicare la morte della moglie è stata completata, ma il lavoro non è ancora finito. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.